Novità a corte. La riforma costituzionale che voteremo il 4 dicembre toccherà anche la Corte Costituzionale. Conosci bene cos'è la Corte Costituzionale? Diamo una ripassatina? La Corte Costituzionale è l'istituzione che vigila sul rispetto della Costituzione da parte delle leggi dello Stato e delle Regioni e nella loro applicazione. È formata da 15 giudici, 5 eletti dal Presidente della Repubblica, 5 dalla magistratura e 5 dalle Camere riunite in seduta comune. La riforma, oltre a voler cambiare la Costituzione su cui si baseranno le decisioni della Corte in futuro, modificherà le regole con cui saranno nominati 5 giudici costituzionali dai due rami del Parlamento. Non più in seduta congiunta, ma 3 dalla Camera e 2 dal Senato. La loro elezione avverrà con la maggioranza dei 2/3 per i primi 2 scrutini e successivamente con la maggioranza dei 3/5. Inoltre, si introduce la possibilità di presentare le leggi elettorali prima della loro promulgazione, in via preventiva e per accelerarne i tempi. In altre parole, Camera e Senato non lavoreranno più a vuoto per arrivare ad approvare una legge elettorale che la Corte boccerà come incostituzionale. Quale sarà l'iter? Per valutare una nuova legge elettorale, il ricorso alla Corte dovrà essere motivato e presentato entro 10 giorni dalla sua messa in calendario, da un quarto dei deputati o un terzo dei senatori. La Corte ha poi 30 giorni per pronunciarsi e bloccare la legge prima che venga promulgata, se ritenuta incostituzionale. Ci siamo dimenticati qualche cosa? Segnalalo a info@yy.it. Referendum costituzionale 2016. Il tuo voto può cambiare.